Biglia divisa rispetto al pallino, posizione di stevola. La stevola viene un nome con il quale si indica la divisione di pallino. Io per stevola intendo proprio quando la battente è rimasta vicino al pallino, quindi un pallino che limita di tanto lo specchio di tiro della propria biglia. Quindi di qua bisogna andare su qualche sponda. Adesso, se in questo caso il pallino è un po' spostato di qua rispetto alla biglia battente, si potrebbe valutare la soluzione di candela, che più o meno mi pare che ci sia, perché è un pochettino staccato dalla biglia battente, un paio di dita, un po' di specchio c'è. Conoscendola e conoscendo anche la rispondenza del bigliardo, che è quella della chiave, si può valutare il tiro di quattro sponde di calcio, cioè il doppio angolo, vale a dire corta, lunga, corta, lunga, con la propria, a toccare la biglia e a mandarla sul biglio per perlomeno ottenere una divisione rispetto al castello. Sistemi, io qua uso un sistema che ho ricavato da questo biliardo qui, quindi volendolo riproporre su un altro biliardo bisogna vedere se funziona. Questo biliardo qua, come consumo di panno, lo indicherei come semi nuovo, cioè non è zappato, ma neanche l'abbiamo montato ieri, no? Però da cosa vedo risponde ancora abbastanza tonicamente. Per fare questo tiro qua mi ero trovato una tabellina che, partendo da questo diamante qui, sarebbe la tabellina del 5, no? 5, 10, 15, che corrispondono ai punti di mira su questa sponda corta qui, perché mirerò lì, 0, 10, 20, quindi io, il 5 sarà qui, il 10 è il diamante, 15, poi via. Sono traiettorie che mi vanno, dopo le quattro sponde, tirando senza effetto, vanno a finire sul birillo rosso. Adesso, essendo questo un tiro di calcio, devo verificare che la biglia avversaria sia su quella traiettoria lì, perché qui nel tiro di calcio, come ogni tiro di calcio, la mia biglia, o è vero che ho dei conteggi che mi vanno a individuare la traiettoria per il rosso, ma nel gioco devo mandarla sulla biglia avversaria, no? Una valutazione veloce, velocissima, che ritorna anche nell'angolo di due sponde, sarebbe semplicemente traguardare questo diamante qui, quindi lo zero della sponda di uscita, che sarebbe questa sponda qui per questo tiro, quattro sponde, con la biglia avversaria. Guardo, visualizzo questa linea qui, vedo su quale birillo va a finire. In questo caso va a finire sul birillo rosso, no? Questa linea qua, adesso non so se si vede, ma mi va a finire lì, questa linea retta. Quindi questa biglia sarebbe orientata sul rosso. Questa valutazione qua veloce è valida quando la biglia avversaria è vicina a castello. Per cui questa situazione qui, diciamo che è abbastanza vicina a castello, ci rientra tranquillamente. Per cui adesso devo solo valutare, secondo visto valutato che questa biglia avversaria qua è teoricamente sul rosso, io conosco questa tabellina 5, 10, 15, poi in mezzo tutti i valori intermedi, che mi porta la mia biglia sul rosso. Devo semplicemente tirare lungo quella tabellina lì. Allora, sul 5 è chiaro che non c'è, no? Perché 5, da qui avrei 5, 5 qua, questa biglia non è su questa linea qui. Potrebbe essere sul 10, più o meno 10-10 ci siamo, forse 9 e mezzo. Comunque, indicativamente, questo diamante qui e questo diamante qui 10 mi soddisfa questa condizione, perché abbiamo detto da questa origine dovrei mirare a 10 per mandare la biglia battente, idealmente sul rosso, tirando senza effetto con la forza delle quattro sponde, perché se tiro più forte e se il bigliardo, tirando più forte, entra in gioco rientro nel bigliardo, questo tiro verrà più largo, perché invece di uscire, adesso faccio un esempio veloce, invece la mia biglia, invece di uscire così, entra in gioco rientro nel bigliardo, esce così, di conseguenza il quattro sponde e uscirà più largo. Quindi devo un pochettino trovare quella forza lì, questo è un tiro da provare
è un sistema che è relativo solo a queste situazioni qua. Capitano in queste posizioni di messa di pallino, perché se non avessi quel pallino lì tiro il traversino, no? Diretto, non è che sto a cercarmi il tiro di calcio, strano. Quindi sarebbe un attimo da valutare sul biliardo su quale si gioca e poi in base all'esperienza, alla conoscenza di quel biliardo lì, magari riuscire a traslarlo su altri biliardi, anche se è un tiro che capita raramente, per cui non... difficilmente c'è un giocatore a uno studio specifico ed approfondito su questo tiro qua, però può capitare, per cui adesso la vita è lunga, approfittiamone. Per cui se qui abbiamo detto 10, se non è 10, 9 e mezzo, perché mi sembra un pochettino spostata un po' prima del diamante, no? Un pelino. Indicativamente la mira a questo punto qua. Senza effetto, quindi colpi in testa, direi che va bene, con la forza delle quattro sponde a toccare quella biglia lì e almeno a dividere le biglie rispetto al castello a fine corsa. Adesso questo tiro aveva un difetto, perché prima ne avevo tirato uno, no? Prima della spiegazione, e mi era uscito troppo corto, di forza, no? Ho detto tiro un po' più forte così mi esce giusto. Questo tiro qua la forza era lunga, cos'è che mi è andata bene? L'ho presa piena per il rosso, diviso lo stesso, ho fatto 60 punti. Ma questo tanto all'arbitro non interessa questa vicenda qua,